La Campania mi sta adottando in qualche modo perché, per esempio, quest'anno abbiamo girato I Bastardi di Pizzo Falcone per 6 mesi, io ne ho fatti 3 e mezzo e prima ho fatto 2 mesi a Ischia per il film di Muccino, quindi insomma la Campania sta diventando un pezzettino di casa e si sta bene e mi piacciono molto i campani perché sono gentili e di cuore. Stare a Ischia comporta che appena finisci di lavorare, terme, quindi meraviglioso. L'esperienza film, io devo dire che sono proprio onorata di far parte di questo film perché lavorare con Gabriele per un attore è un'occasione enorme perché lui è un regista di attori, ti stritola, ma lo fa in un modo meraviglioso, gentile, con il sorriso. E poi il gruppo che si è creato, noi ci sentiamo via messaggio più o meno tutti i giorni, si è creata davvero una famiglia. E poi il tema del film è qualcosa che in qualche modo ci riguarda tutti, perché anche se siamo differenti da quei personaggi, noi quei personaggi da qualche parte li abbiamo già conosciuti. E il futuro è importante, signori, quanto è importante il presente. Per costruire un buon futuro bisogna lavorare bene nel presente. Il futuro che voglio io è un futuro di solidarietà e di tolleranza. E il futuro che voglio io è quello in cui siamo in grado di abbracciarci davvero come è successo tante volte nel passato. Italian Movie Award 2018 a Carolina Crescentini.